per tutti noi essere qui questa sera. Benvenuti a tutti quanti, grazie per essere intervenuti e per aver aderito ad una serata così speciale, così particolare, lo abbiamo capito fin dall'inizio, dai minuti che precedevano l'arrivo del cuore di Santa Rosa. Eravamo qui in piazza San Lorenzo e vedere i facchini con le torce e attendere questo momento così particolare ha fatto venire i brividi un po' a tutti quanti noi. Bene, allora io do davvero un caloroso benvenuto a tutti voi, alle autorità qui presenti, civili, politiche, militari e religiose. Vedo il vescovo qui presente, Lino Fumagalli, il sindaco di Viterbo, Leonardo Michelini, il presidente della provincia, Marcello Meroi, il presidente del sodalizio Facchini di Santa Rosa, Massimo Meccanini, e tante altre autorità. Saluto i signori assessori, i signori consiglieri comunali, tutti gli altri che qui a vario titolo rappresentate la città di Viterbo e soprattutto la fede della città di Viterbo. Un caloroso benvenuto a tutti voi e io vorrei subito chiamare qui accanto a me il nostro vescovo, Monsignor Lino Fumagalli. Da quel 27 maggio 1984. Io vi ho già parlato in chiesa, no? E siccome non voglio che mi mandiate a far benedire perché siete stanchi, ecco, questa sera ricordiamo la visita del Papa. Ho cercato di trasmettervi anche l'insegnamento che ci ha lasciato, che indubbiamente valorizza Viterbo. C'è un orgoglio positivo viterbese che sentiamo, no? Poi dopo il riconoscimento della macchina di Santa Rosa come patrimonio immateriale dell'umanità non stiamo più in noi, no? Dico, ecco. Quindi sano orgoglio per un passato glorioso che però diventa doppio impegno, non solo per non dimenticarlo, ma per continuarlo ed accrescerlo. So che qualcuno poi mi guarderà storto. Se non rinnoviamo i valori fondamentali della fede e della solidarietà, fra qualche anno ci sarà la macchina di Santa Rosa, ma la gente si chiederà, ma chi c'è là sopra? Attenti, La macchina ci sarà, diventerà un fenomeno straordinario, i facchini resistenti, eccetera, eccetera. Ma rischiamo che ci si chieda, chi c'è là sopra? Ecco, facciamo sì invece che non ci si chieda chi c'è là sopra, perché lo sappiamo. E la testimonianza di Santa Rosa, a cui ho aggiunto anche Santa Giacinta Marescotti, una grande santa, direi anche impegnata nel sociale, suscita il nostro orgoglio per dirci, siamo bravi, ma vogliamo anche vivere e dimostrare con le opere che siamo bravi. Auguri a tutti e grazie. Grazie al nostro vescovo Lino Fumagalli. Ci darei ora la parola al presidente della provincia, Marcello Meroi. Prego, presidente. Tanto grazie, Filippino, a te, eccellenza, grazie a tutti. Un saluto caro, istituzionale e personale a tutti i colleghi amministratori. Ricordare dopo 30 anni Giovanni Paolo II è ricordare un grande uomo, ricordare un grande Papa, è ricordare una figura che ha oggettivamente riscritto la storia degli ultimi 20 anni e dei primi 10 anni che sono ormai passati. Un uomo che ha combattuto fin da giovane con tanti problemi anche di natura personale e familiare, un uomo che ha cambiato la storia del suo paese, un giovane sacerdote che viveva in clandestinità e che, come lei eccellenza ricordava prima in cattedrale, ha fatto della sua vita un esempio per tutti.
un esempio da vivere soprattutto a fianco ai giovani. Leggevo delle pubblicazioni, Giovanni Paolo II ha fatto 1160 udienze, ha incontrato personalmente 17 milioni e 600 mila pellegrini in Sala Nervi, ha incontrato 8 milioni di pellegrini nel Giubileo e non so quante milioni di persone abbia incontrato nei suoi 140 viaggi nel mondo. Ha lasciato indubbiamente una traccia e in un'epoca difficile, in cui la modernità, a volte il conoscere le persone virtualmente, era comunque un nostro limite, è riuscito ad animare i giovani, Papa poi si sono nati con Giovanni Paolo II, e a utilizzare i mezzi di comunicazione e il rapporto con la gioventù in una maniera eccezionale. Ecco, credo che abbia lasciato una grandissima traccia, una traccia che lascia valori in un mondo difficile, complicato, in cui a volte si solidarizza soltanto formalmente, ma poi nella sostanza della propria vita e delle proprie cose si dimenticano quelli che sono i valori essenziali. Avendo avuto la fortuna di incontrarlo, lo incontrai, ti ricorderai, andammo insieme con Monsignor Tagliaferri a consegnare in Sala Nervi da tanta gente, tanti virelbesi, insieme al sodalizio di Facchini, una macchina di Santa Rosa. Ecco, noi stasera ricordiamo un grande Papa. Io mi auguro che ovviamente prima, quando era tra noi, oggi, quando è tra i santi, abbia avuto di Viterbo un ricordo, oltre che fortemente permeato dalla religiosità di Santa Rosa, anche delle nostre tradizioni, di un magnifico trasporto. Grazie e tanti per risolvere. Grazie Presidente Luciano Peroli. All'interno del Palazzo dei Papi, siamo all'interno della Sala del Conclave e ha una lunga storia questa sala, il termine conclave, ma è soprattutto una sala che negli ultimi anni è diventata particolarmente cara anche ai nostri facchini di Santa Rosa. Ricordiamo che il 3 settembre, negli ultimi anni, eccetto lo scorso, il 2013, è qua che parte la giornata del 3 settembre, è qui che ha inizio il loro giro, la loro giornata importante, quella del 3 settembre. E allora io a questo proposito vorrei sentire le parole del Presidente del Sodalizio Facchini di Santa Rosa, Massimo Megrini. Massimo, semplicemente ricordare un po' con te l'hai vissuto da vicino quella sera, ce l'hai raccontata tante volte, ma ogni volta ci trasmetti una grande emozione che è la tua emozione e quella di chi insieme a te ha vissuto quella sera magica che è rimasta nel cuore di tutti i viterbesi. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti, ringrazio il signor Fumagalli per l'ospitalità e tutte le autorità civili e religiose presenti. Sì, in effetti, al contrario di questa sera, che nonostante la mattinata fosse stata non propriamente favorevole, abbiamo una serata bellissima. 30 anni fa invece, come abbiamo avuto modo di dire tante volte, fu veramente un tempo terribile. Ma io personalmente ritengo che tutti quelli che come me furono bagnati da quella pioggia incessante, a volte inclemente, possiamo ritenerci dei privilegiati per tante ragioni, perché abbiamo fatto un trasporto straordinario, perché era 30 anni fa, eravamo giovani, tante persone ci sono, alcune non ci sono più, ma soprattutto perché poi in Piazza del Comune abbiamo potuto toccare la mano di Giovanni Paolo II, ora San Giovanni Paolo II, e già forse lì si capiva che quella persona così particolare, così speciale, sicuramente sarebbe ascesa alla dignità di santo. Ecco, dicevo che veramente fu un'emozione incredibile, anche perché, come ho avuto modo di dire tante volte, non era previsto il fatto che lui dovesse poi scendere e salutarci come fece uno per uno, non è. Noi eravamo schierati sotto per ascoltare le sue parole, che ascoltavamo.
cantammo con grande fervore, ma anche con grande divertimento quando ci fu la gaffa Santa Rosa, Santa Rita, che ricordano tutti. Ma poi lui, da quella grande persona così particolare, così speciale, così innovativo, ruppe il protocollo, no? La cerimoniale, che non era prevista la sua discesa in piazza, venne giù e ci salutò uno per uno. E fu un momento veramente mistico, un momento particolare. Poi dopo lui, contrariamente a quanto era previsto, doversi fermare a Piazza del Comune perché il tempo era bruttissimo, poi dovevamo portare Santa Rosa a casa e così facendo. Tanta gente di quelli che c'erano 30 anni fa, parecchi non ci sono più, voglio ricordare questa sera quello che era il capotrasporto, Rosario Valeri. Tanti altri facchini che sono intorno vicino a Santa Rosa in questo momento ci guardano. E grande capotrasporto Rosario, guidò la macchina magistralmente fino a Santa Rosa nonostante le avversità meteorologiche. Però accanto a lui aveva un altro grande che sta qui davanti a me adesso e ci guarda e che io vorrei che accanto a me per dare un breve saluto, Nello Celestino. Benvenuto Nello. Buonasera, buonasera a tutti e grazie di avermi invitato. Solamente una cosa, che ricordare 30 anni fa, io l'ho vissuta avanti a tutti, che all'epoca ero capo facchino e presidente. E poi com'è andata la venuta di Giovanni Paolo II, e com'è venuta? È venuta che c'è stata una chiamata da Roma, un raduno a San Pietro, e noi come sodalizio ci siamo andati. E io dovevo andare su gli scali dove era il Papa, dove gli donai il bozzetto che era qui, che avete ricordato bene, di Valeri, e io ho colto l'occasione di dire: guardi, lei non può resistersi di non venire a Viterbo, perché Viterbo è la città dei papi e pertanto lei è obbligato di venire a Viterbo e vedere la forza, la volontà con quale forza trasmettono ancora facchini di qualche anno, uno come me. Va bene, io vi ringrazio a tutti e ricordiamola sempre Santa Rosa, va ricordata veramente Santa Rosa bene, perché noi siamo viterbesi, ma più caldo stare a Santa Rosa. Grazie. Grazie Nello. Nello Celestini. C'era una macchina che è rimasta nel cuore di tante persone, soprattutto quelle della generazione, anche della mia generazione, quindi sono particolarmente legata a Spirale di Fede.
E a proposito di spirale di fede, la macchina, come diciamo un po' noi, la macchina del Papa, noi abbiamo qua chi l'ha fatta nascere quella macchina, insieme al marito Rosario Valeri. Maria Antonietta Palazzetti, benvenuta. Che rivedo con grande emozione. Quello storico 27 maggio del 1984, Papa Giovanni Paolo ci onorò della sua presenza. Un santo che è venuto a onorare la nostra piccola grande santa Rosina. Ricordo la pioggia battente di quel giorno che appesantì molto la spirale di fede e l'ansia e l'emozione del mio marito Rosario, ma i nostri facchini, sorretti dalla fede, non esitarono e anche sotto la pioggia fu dato da mio marito il sollevato e fermo. Giunti a piazza del Plebiscito ci attendeva il Papa, che alla vista della magnificenza della macchina rimase così stupito ed emozionato che sbagliò il nome della nostra santa, la chiamò Santa Rita. Il ricordo più emozionante fu quando Giovanni Paolo II venne a salutare tutti noi. La pioggia era cessata improvvisamente e noi, bagnati ma felici, ricevemmo la sua benedizione e i complimenti. Il trasporto si è concluso con un grande trionfo, con la gioia del cuore, l'emozione di tutti noi e un ringraziamento alla nostra casa santa. Sono passati 30 anni, sono cambiate tante cose. Spero che adesso Santa Rosa e il Papa Santo ci guardino e ci proteggano. Grazie. Grazie a lei, Maria Antonietta. Grazie di cuore per essere stata qui con noi e aver portato questo suo carissimo saluto. 27 maggio 1984. Alla guida della città c'era il sindaco Silvio Ascensi, che è qua con noi e che prego di raggiungermi anche per un suo saluto, un suo ricordo. Mi hanno detto di essere breve, come fu breve all'epoca, non volontariamente, mi fa imposto dal cerimoniale, 3 minuti, rispettando la consegna. Concedetemi forse qualche attimo di più per ricordare un evento straordinario che credo che qualsiasi pubblico amministratore vorrebbe aver vissuto nella sua vita. Ricevere nella propria città, come primo cittadino, un santo e un papa, perché adesso è stato fatto santo da poco, ma è stato fatto santo perché era santo e si vedeva che era santo. Si vedeva per il suo modo di conquistarti appena lo vedevi. Appena si aprì il portellone dell'elicottero alla scuola SAS, per la verità la prima cosa che io vidi era a questa altezza erano le sue scarpe. Ma appena scese dall'elicottero ci mise il suo agio, al nostro agio, e così fu per tutta la giornata, giornata intensissima soprattutto per lui, che dovette fare circa 8 o 9 discorsi ufficiali e più almeno altre 4 o 5 improvvisati, come quello famoso del Valeva la pena. Discorsi anche che hanno lasciato una traccia in campi nuovi, portò anche la stampa mondiale,
questa sala, per esempio, fu accolto dalla comunità di recupero del CES San Crispino e in quell'occasione espresse il pensiero della Chiesa a proposito della droga e della possibilità di redenzione attraverso questo sistema della comunità terapeutica inventato proprio da Don Picchi, e credo che fu la prima volta che la Chiesa si espresse in questa maniera a proposito di questo flagello che affliggeva l'umanità e che purtroppo l'affligge ancora, anche se con droghe diverse. Altro discorso estremamente importante che fu ricordato fu nella sala Mendel all'università, in cui espresse l'opinione della Chiesa sulla genetica. Molti, forse anche della Chiesa, temevano la genetica, come anche ancora oggi viene considerata forse una scienza un po' ostica, un po' difficile, ma in quell'occasione, forse venendo anche prima di Benedetto XVI, disse che non c'era contrasto tra la fede e la ragione. E tanti di quei discorsi di quella giornata, ma la sua santità si esprimeva non solo nel contatto con la gente profonda che diventava entusiasta al solo vederlo, ma perché nei rari momenti in cui aveva un attimo di tregua, vedeva che le sue labbra si muovevano, perché pregava sempre. Io ci feci caso perché me l'aveva detto proprio il fotografo vaticano che lo accompagnava, dice: vedrà che prega sempre. E sapendolo ogni tanto, quando, non so, in macchina oppure prima di un discorso, eccetera, vedevi che le sue labbra si muovevano, era in contatto davvero con l'altro. Ed era una cosa che ci impressionò a tutti. A parte il ricordo di questa giornata memorabile, io volevo ricordare anche i 3 mesi precedenti, da quando Sua Eccellenza Boccadoro ci chiamò qui, autorità cittadine, per annunciarci la visita papale, e da quel momento, considerando che Viterbo, la città dei papi, era da più di 120 anni che non ne vedeva uno da Pio IX, ci fu veramente un fervore collettivo che io non ho mai più visto a Viterbo. Tutti i viterbesi furono concordi, riuscimmo a portare avanti un programma di attività comunali, non solo comunali, anche provinciali per la verità, con estrema concordia. La provincia era retta da un'amministrazione che era di colore diverso, poi all'epoca forse i contrasti erano ancora maggiori di oggi. Eppure andammo sempre d'accordo. A livello comunale, ovviamente non è che potevamo convocare il Consiglio Comunale tutte le volte che lo avrebbe, se richiesto, la legge comunale e provinciale, e arrivavamo a una scorciatoia, cioè la conferenza dei capigruppo era praticamente in seduta permanente in comune e tutte le decisioni più importanti passavano prima alla conferenza dei capigruppo e poi alla giunta, e il tutto avvenne sempre all'unanimità, e un'unanimità che si ripercosse anche tra la gente. Di tutte le varie imprese, furono più di 20 imprese, tutte di Viterbo ad eccezione di una che voglio ricordare, che era la cooperativa Selciatori di Pesaro, che fece le famose selciate, non in testa alla gente, ma che ancora Viterbo vede. Tutte le imprese scelte con criteri di trasparenza, anche se di rapidità e con la collaborazione delle organizzazioni professionali, non ce ne fu una che venne meno al suo impegno di finire i lavori il 26 di maggio, e non ci fu nessun lavoro che costò più di quanto preventivato, anzi i soldi avanzarono, e come diceva sempre il compianto Assuero Cinepri, che era capogruppo del Partito Comunista, i soldi del Papa non finivano mai, perché appaltavamo nuovi lavori con i soldi del Papa, si chiamavano all'epoca in gergo, lavori che poi suscitavano nuove economie che venivano di nuovo reinvestite. Ora, questo spirito di concordia, io mi auguro che l'intercessione
processione del Santo Giovanni Paolo II possa ritornare a Viterbo adesso, come ci ricordava Sua Eccellenza, nella Belga, in un momento in cui l'economia soffre e le famiglie viterbesi soffrono. Questa intercessione poi può avere anche un precedente, con cui vi saluto. Come ricorderà anche il sindaco, il presidente della Coldiretti, ex, a Viterbo nelle campagne l'anno del Papa è rimasto celebre perché è stato il più grosso raccolto di tutto il 1900. E infatti nelle campagne ci si venisse un'altra volta al Papa. Forse sarà quel clima particolare, di quelle piogge ripetute per tutto il mese di maggio, che in terre leggere come la nostra hanno provocato, non so. Nella mia sola azienda abbiamo fatto una media sui cereali di 59 quintali a ettaro, con una media normale di 35. Ora, io spero che l'intercessione di Giovanni Paolo II, grazie a questo ricordo che la città di Viterbo fa di lui oggi, possa provocare un anno del Papa, e non solamente in agricoltura, come io gli auguro dal punto di vista egoistico, ma per tutta l'economia viterbese. Grazie, Giulio Crescenzi. Va next, primo cittadino. Arriviamo ora al nostro sindaco attuale, Leonardo Michelini. Prego. Sì, grazie. Mi ha commosso Silvio, perché effettivamente io ero giovane ingegnere nell'84 e vedevo veramente con preoccupazione non solo il mese di maggio, Silvio, ma tutta la primavera. Fu una primavera piovosissima e credo che tutte le imprese che lavoravano per il comune, ma senza credo sicuramente tutte le imprese che lavoravano nel comune in quel momento, il comune era un cantiere. La via Caronia, piazza del Sagrario, un cantiere, e vedere queste persone che lavoravano anche con la pioggia era una cosa, credo, unica, non eccezionale, era proprio una cosa unica che non aveva visto mai, soprattutto i selciatori, che erano abituati, questi di Pesaro, che erano infaticabili veramente. Credo che riuscire veramente a completare queste opere, che era la presentazione della città al Papa, insomma, fu veramente un'impresa oggi più realizzabile. Dobbiamo veramente ringraziare l'amministrazione di allora, il sindaco in modo particolare, che tutte le mattine so perfettamente che controllava quello che si faceva, e quindi ci fu veramente questo senso di partecipazione all'evento da tutte le parti. E come diceva giustamente Scienzi, credo che non ci fosse opposizione o maggioranza, eravamo, cioè il comune era 21 e la stessa cosa valeva per la provincia. Quindi quello fu un giorno particolare. E direi fu un Papa particolare, perché anche come diceva Meroi è stato un Papa che ha trasmesso soprattutto ai giovani di allora un senso di religiosità diverso, un senso che secondo me, Eccellenza, faceva vedere che il mondo non aveva più confini. Tanti amici hanno partecipato a questi incontri mondiali che faceva il Papa e ritornavano con una gioia di vivere, anche con una gioia di essere giovani, diversa, più completa. Insomma, è un Papa che effettivamente ha lasciato il segno anche nelle religioni, questa apertura a tutte le religioni, quindi insomma senza muri, questa capacità di comunicare. Credo che effettivamente questa particolarità sia stata percepita da tutti, e dico e sottolineo veramente soprattutto da giovani di allora. Viterbo, Viterbo l'ha vissuta, credo va ricordata anche questa devozione a 30 anni che Viterbo ha avuto verso il Papa e verso la sua santa. Io voglio rassicurare, non ci dimenticheremo che adesso c'è Santa Rosa, quindi che è un pezzo di città, anzi tutta la città che sta in cima alla macchina, ed è una città che ha presentato nel tempo, nei secoli, delle diversità che la riempiono ancora di più di interesse e che ancora affascina questa città.
lo dico da cittadino, da primo cittadino, perché la gloria che si citava in un passato è la semplicità di una santa, semplice, umile, giovane, umile, una ragazza che per la sua determinazione è riuscita a contrastare poteri forti, poteri imperiali. Ecco, questa gloria del passato, ma anche questo binomio con la semplicità e con l'umiltà. E credo che queste siano le caratteristiche di questa città, che siano le caratteristiche anche di una devozione proprio a una persona semplice, che è stata grande. Quindi da una parte una storia gloriosa che dobbiamo portare avanti, magari con una, non certo con la gloria di allora, ma comunque con una sicurezza che il nostro futuro e quindi il superamento di tutte le difficoltà, di tutti i momenti di difficoltà, di crisi, dipende fortemente dal nostro senso di appartenenza, che dobbiamo vivere tutti i giorni con la stessa intensità con cui Santa Rosa ha vissuto la sua esistenza. Io credo che questa città ce la farà anche per Santa Rosa. Io lo sento, non ho vissuto le emozioni di, ho incontrato Benedetto XVI, insomma ero fra quei pochi, Sua Eccellenza lo sa, lo ringrazio, fra quelle poche persone che hanno avuto modo di scambiare due battute con Benedetto XVI, però ho vissuto un altrettanto importante momento quando abbiamo ricevuto insieme a Capo De Facchini e a altri amministratori il riconoscimento UNESCO, che è stato indubbiamente, certo è un aspetto meno religioso, però altrettanto importante, dove abbiamo vissuto veramente un momento di interesse mondiale, dove anche lì il protagonismo è di Santa Rosa, forse anche lì Santa Rosa ha fatto un miracolo massimo. E quindi avere questo riconoscimento UNESCO, dove la nostra città, la nostra macchina, la nostra devozione, questo senso di comunità che trasmette la macchina, è stato un qualche cosa di unico, perché lì sei in un contesto mondiale, dove rappresentare la città e soprattutto rappresentare anche questo evento religiosissimo di grande trasporto umano è soltanto una cosa che ti fa piangere. Io credo che essere di Terpesi significa proprio apprezzare questi momenti di gloria che mi auguro possono essere vissuti da tutti i cittadini e da tutti i sindaci che ci saranno dopo di me, e viverli anche con la semplicità della santa, perché secondo me questo fa parte un po' della nostra cultura, proprio di questa città, e credo che in qualche modo ci dobbiamo riuscire, perché solo così possiamo riconoscerci in quei valori che ha fatto grande questa città. Tanti auguri e complimenti a tutti, grazie. Grazie al nostro sindaco Leonardo Michelini, ed ora ci avviciniamo un po' a quella che è la seconda parte di questa serata, una seconda parte voluta un po' da tutti, lo ricordiamo questa sera, ma anche l'iniziativa che prenderà il via il 30 maggio è stata voluta da più parti della città, il Comune di Viterbo, la Diocesi di Viterbo, il sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e il Monastero delle Sorelle Clarisse di Santa Rosa. Io a tal proposito vorrei anche fare dei ringraziamenti, doverosi ma soprattutto sentiti, per chi ha collaborato in questi giorni e ha contribuito davvero con il cuore alla realizzazione di questa serata, ma anche e soprattutto all'appuntamento a cui facevo riferimento poc'anzi. Non vorrei dimenticare nessuno, in qualora dovessi farlo me ne scuso in anticipo. Il mio ringraziamento va innanzitutto al professor Luciano Ilari, perché ha messo a disposizione il suo manifesto realizzato in occasione della visita del Santo Padre nel 1984. Lo abbiamo visto anche di sotto, al Palazzo Papale esposto, lo abbiamo visto girare in questi giorni sia sui giornali, sui social network, e sinceramente rivedere quel manifesto ha fatto un grande effetto a tutti quanti. Grazie professore. Vorrei... Le fotografie cosa sono?
sono scatti di realtà rubati al tempo, immortalati, fissati per sempre. Oggi siamo qua per ripercorrere insieme una giornata storica, per rivivere momenti rimasti indelebili nella memoria collettiva, e lo faremo sfogliando simbolicamente un album fotografico contenente gli scatti più significativi che racchiudono e raccontano non solo la storia di una città, ma anche la storia di un uomo che è diventato santo. L'intento di questa serata è di rivivere quelle emozioni, come se ognuno di noi si trovasse a sfogliare un album di ricordi a casa di un amico, come avveniva 30 anni fa, aspetto che con l'avvento del digitale sia un po' perso. Fortunatamente sono rimasti intatti i valori e il messaggio che Papa Giovanni Paolo II ci ha trasmesso e speriamo ritrasmetterà a tutti voi con la visione di questo video. Buona visione!